È un concorso ormai ambito da cantanti e artisti di ogni genere musicale ed anche un grande spettacolo nato dall'amore di due genitori per la loro figlia, Angela, scomparsa ancora bambina solo pochi anni fa per effetto di una malattia che aveva già alla nascita. Le Notte del Cuore, concorso canoro nazionale, è anche un talent solidale. Entra nella finale con una 3 giorni all'Auditorium Comizio di Zero Branco a Treviso, con tantissimi cantanti in gara, 53 tra i 130 che hanno partecipato alle semifinali nelle 3 sezioni, Editi, Inediti e Junior, con giurati d'eccezione e alcuni protagonisti del mondo dello spettacolo e del piccolo schermo. Quest'anno abbiamo veramente avuto l'onore di avere con noi Marino Bartoletti, Silvia Mezzanotte e Ludovico Saccol, che sono rispettivamente i tre presidenti di giuria della finale Inediti, Editi e Junior. Poi abbiamo grandi cantanti, Clio Luciani, Livia Schillaci, grandi comici, quindi insomma una serata molto complessa, serate molto complesse, ma nello stesso tempo anche ricche di sorprese e anche di grande arte. Avremo Andrea Fratellini, che è un bravissimo ventriloquo, che sarà protagonista nella serata dei Junior. Avremo Carmine Faraco, che è invece protagonista nella serata degli Editi, e lui è famoso per giocare con le canzoni, con gli autori di canzone. E l'ultima serata avremo Pablo e Pedro, che sono una coppia spassosa, diciamo, romana. Tra gli ospiti abbiamo anche gli Evolution 80, che avevamo con noi anche quest'estate al tour dell'edizione precedente. Tantissimi protagonisti per una iniziativa che appunto tocca il cuore e porta in scena tantissimi giovani. Certo, sì, è la quinta edizione di questa bellissima iniziativa che speriamo sia apprezzata anche dal pubblico, perché per noi questa è una importante occasione di raccolta fondi, quindi noi puntiamo molto su questo. Che per noi è una cosa grandissima, perché da piccoli che eravamo, passando alla prima edizione, arrivando alla quinta, siamo arrivati veramente una cosa grandissima. Infatti è sempre Angela che ci segue davanti a tutto questo, sicuramente. Ora stanno partendo 2 progetti con l'ANFAS di Treviso e la Casa Respiro di Morgano, ma un sostegno importante è anche quello che l'associazione riesce a dare alle persone anziane malate di Alzheimer attraverso la musicoterapia. Tante persone che si sono unite con voi nel nome di Angela per portare avanti questo progetto molto bello. Voi sostenete la musicoterapia con i fondi raccolti attraverso queste iniziative che poi aiuta tanti altri ragazzi. Certamente. Diciamo che i nostri primi progetti sono stati in pediatria, quindi in reparto emato-oncologico della pediatria di Treviso, poi anche il reparto di geriatria, perché oltre che i bambini sosteniamo anche i vecchietti, poverini, che anche loro, perché sappiamo quanto difficile è a volte le varie malattie come l'Alzheimer e come tante altre purtroppo problematiche senili.